In alcuni casi potremmo aver bisogno di riutilizzare parti di codice che abbiamo già scritto in altre applicazioni. Piuttosto che ricopiarle manualmente, è più comodo invece utilizzare uno strumento che è messo a disposizione proprio di App Inventor e che è lo Zainetto. Adesso vediamo, ad esempio, questa applicazione che è nuova, cioè ancora all'inizio. Abbiamo bisogno di riutilizzare alcune parti di codice che abbiamo già scritto per Appball 1. Allora, intanto clicchiamo su Blocchi e notate che qui c'è l'icona di uno zainetto. Questo può essere cliccato e in questo caso compare una banda grigia laterale perché non c'è ancora inserito niente. Lo zainetto è uno strumento di cross-coding che ci permette di condividere parti di codice già scritto precedentemente. Allora, io adesso per utilizzarlo materialmente devo aprire l'applicazione in formato sorgente che avevo già scritto. Quindi vado su My Projects e utilizzo in questo caso Appball 1 e di tutto questo che avevo già scritto posso riutilizzare soltanto la parte che mi può servire. La vado a selezionare. Per esempio, mi servirà la griglia, uno strumento per disegnare una griglia, quindi io prendo semplicemente questo che viene evidenziato, lo trascino fino allo zainetto e quando si apre diciamo, lo sportellino dello zainetto lo lascio cadere. Sembra che sia tornato a posto, però adesso posso andare a controllare. Se clicco qui, vedo che adesso non è più vuoto. Questo foglio semitrasparente grigio mi indica che c'è già questo componente che è una procedura. Poi ho bisogno di quest'altro che invece è un controllo. Lo prendo, lo trascino come ho fatto prima. Quando si apre lo sportellino, lascio. E quindi adesso, se voglio controllare, clicco e ce ne sono due di componenti. Vado a prendermi anche quello che mi può servire. Per esempio, beh, questo sarebbe poco guadagno, è una sola linea. Ma comunque la trascino di qua, la lascio cadere, mi può servire anche questo, almeno parzialmente. Poi posso anche, dopo averlo importato, cancellare le cose che non mi servono. Allora, qui ho completato la parte da riutilizzare, vedo che c'è qui dentro, infatti, i quattro elementi che ho inserito nello zainetto. Vado di nuovo adesso a progetti e prendo Start New Project, lo chiamo in questo caso Appball 3 e mettiamoci anche la lettera A per distinguere le varie versioni. Ok, ecco, viene avviata una nuova applicazione, schermo vuoto e quindi la prima cosa che potrei fare è importare quegli elementi che ho messo nello zainetto. Lo zainetto, come si può vedere, anche se l'applicazione è nuova, continua a contenere gli elementi che erano stati conservati. E quindi è molto facile perché io posso prendere e trascinare fuori quello che mi serve, ad esempio anche quest'altro. Se gli altri due elementi non mi servono, posso anche lasciarli qui. E il fatto di averli trascinati nella nuova applicazione non li fa scomparire dallo zainetto, per cui possono anche essere riutilizzati più volte. Notiamo però che alcune segnalazioni, qui ci sono 14 segnalazioni, warnings, che vuol dire che non può funzionare così, c'è bisogno di qualcosa che attualmente fa riferimento a qualcos'altro e che manca ancora. Ad esempio, qui fa riferimento al pulsante griglia on/off che non abbiamo ancora creato. Qui fa riferimento a Canvas 1 che non è stata ancora creata. Vanno creati gli elementi con il designer perché dobbiamo costruire come nostra abitudine prima l'interfaccia grafica. Qui, ad esempio, possiamo cominciare proprio dalla categoria Drawing and Animation e prendiamo Canvas. Trascinandola dentro compare un elemento piuttosto piccolo, noi diamo le dimensioni, qui in questo caso diamo altezza 300 pixel e lo stesso anche alla larghezza
300 pixel. Ok. Adesso è stata dimensionata, ma è attestata a sinistra perché l'elemento che lo contiene, lo screen 1, non lo abbiamo ancora personalizzato e la prima cosa da fare è align horizontal centrato. In questo modo vediamo che il quadrato di 300x300 pixel è stato posizionato al centro. Visto che ci troviamo, possiamo anche continuare a personalizzare screen 1 come al solito e qui sul titolo mettiamo il nome app 3A e io come al solito metto anche il nome e chiudo parentesi. Ora, ormai lo sapete, ci sono altre cose che si possono modificare. Per esempio, un'icona da associare all'applicazione e che comparirà sullo schermo del telefono nella home quando lo avremo installato. E anche qui possiamo fare quindi un clic su icona, upload file e quindi scegli file. In questo caso andiamo a selezionare quindi le media per App Inventor e scegliamo l'icona Colibri. O un'altra icona che preferite voi che vi identifica maggiormente. Beh, qui ancora ci manca l'inizializzazione di qualche variabile, per esempio la variabile griglia vero falso. E allora la possiamo creare oppure andarla a prendere. Se ce l'abbiamo qui nello zainetto, se ce l'abbiamo allora la tiriamo dentro di qua. E poi un'altra cosa che è utile fare sempre all'inizio dell'applicazione è inizializzare lo screen. Sullo screen 1 prendiamo il controllo when screen 1 inizializza e qui dentro andiamo ad invocare subito la procedura call griglia. Ecco, intanto notiamo che sono scomparsi questi warnings, cioè le segnalazioni di errori per elementi mancanti, che prima erano evidenziati con una X come questa. E allora dobbiamo, evidentemente qui ci manca ancora qualcosa nell'interfaccia grafica. Torniamo in Designer e andiamo a creare da User Interface il button, il pulsante che ci serve. Possiamo metterlo sotto o sopra, io lo metto sopra. Qui si è creato lo spazio necessario. Andiamo allora a personalizzare il testo di questo pulsante scrivendo mostra la griglia. E poi questo testo sarà modificato e gestito direttamente dai pulsanti. Allora andiamo su blocchi. Adesso però dobbiamo dare anche il nome prima di andare su blocchi. Rename button EB lo chiamiamo griglia on off griglia vero falso. Ah beh, allora andiamo a modificare, perciò questo nome non va bene, altrimenti non trova riscontro. Vero falso. Ok. Andiamo adesso a controllare. Infatti, questo ha fatto scomparire tutti i warnings. Notate qui in basso a sinistra c'è l'elenco eventuale di eventuali errori. Adesso gli errori sono, o dimenticanze sono zero. Quindi adesso così com'è potrebbe già far gestire questa griglia. Posso far cambiare quello che compare sul pulsante. Allora, adesso andiamo a collegare il companion. Per farlo devo far partire Companion anche sul dispositivo, il mio smartphone, e quindi scelgo la modalità di collegamento tramite la scansione del QR code. Ecco, è stato catturato, tra un attimo diventa disponibile sul telefono, ma devo mostrare lo schermo del telefono e per fare questo ho bisogno di Let's View. Programma che fa da mirror per lo schermo.
Dunque, lo schermo del telefono è questo. L'ho portato dentro e già sta mostrando il pulsante e anche la griglia che è attiva. Se clicco qui sul pulsante dovrebbe scomparire la griglia. E infatti è scomparsa. Adesso se clicco su mostra griglia ricompare. Io potrei anche fare in modo che cambia il testo del pulsante. Vediamo come si può fare. E lo facciamo direttamente. Dunque, quando viene impostato a falso, io posso anche andare a prendere dal button griglia il pulsante set button griglia vero falso text to e lo inserisco qui sotto e riportiamo dentro lo schermo del telefono. Ora, le modifiche che stiamo facendo le stiamo vedendo direttamente. Dunque, qui mi dà l'indicazione di una mancanza perché questo blocco richiede l'inserimento di un testo sulla presa. Quindi selezioniamo testo, prendiamo una casella con una stringa vuota e qui dentro scriviamo quello che deve comparire sul dorso del pulsante vero falso della griglia. Quindi qui avendo cliccato abbiamo fatto scomparire la griglia e quindi dovrà il comando consentire di attivarla. Perciò scriverò mostra griglia. Questo compare quando la griglia non è visibile. Poi copiamo duplicando questo e lo inseriamo sotto. Quando la griglia è accesa, allora io potrò dare sul dorso del pulsante la scritta nascondi. Andiamo a vedere e proviamo adesso ad utilizzare il pulsante direttamente. Ho cliccato sul pulsante per nascondere e quindi adesso la griglia è nascosta, di conseguenza il pulsante mostra sul dorso la scritta mostra griglia. Clicco. È comparsa la griglia e quindi è cambiato la scritta sul dorso del pulsante in nascondi. Quindi è, come dire, un interruttore bistabile. Ma siccome cambia anche la larghezza, potrebbe essere giusto adesso tornare un attimo sul designer e selezionare il pulsante e andare sulle dimensioni della larghezza e scegliere non automatico, ma 150 pixel. In questo modo cambia, si adatta e rimarrà di quella larghezza sia in un caso che nell'altro. Mostra, nascondi. Bene, questa parte era la parte che è comune all'esercizio BOL 1 che abbiamo visto precedentemente e dal quale abbiamo estratto la parte riutilizzabile con l'uso dello zainetto. Questo ci ha consentito di imparare anche ad utilizzare lo zainetto sia per memorizzare dei contenuti che per riutilizzarli. Sappiamo che lo zainetto è associato all'account che sto utilizzando in questo momento e quindi quando utilizzerò la prossima volta per un nuovo progetto App Inventor dovrò utilizzare il login per entrare con il mio account e trovare e ritrovare gli oggetti che ho messo nello zainetto. Se invece entro con un altro account, chiaramente non troverò i miei oggetti e se entro, anzi, se comincio a creare senza fare il login, che è una cosa comunque possibile e consentita da App Inventor, non troverò i contenuti che ho conservato. Bene. Questo è tutto quello che volevo aggiungere. Continuiamo con l'esercizio tra una breve pausa. Beh, naturalmente dallo zainetto si può anche togliere quando non ci servono più gli elementi che sono inclusi. Possiamo anche, perché per esempio si affolla troppo e diventa difficile poi cercare e trovare quello che ci può servire, possiamo naturalmente eliminare. Con il tasto destro sull'elemento da eliminare compare il menu contestuale e scegliamo rimuovi dal backpack. Backpack naturalmente è la dizione in inglese di zainetto. Allora, rimuovi. E se vogliamo svuotare completamente selezioniamo anche gli altri.
Naturalmente, attenzione che questo, oh beh, questo l'ho inserito involontariamente. Oh, sì, effettivamente questo non ci serve, allora questo lo cancelliamo semplicemente. Ecco, spostiamo un po' questo, raggruppiamo gli elementi, arrange, blocchi verticalmente oppure orizzontalmente e quindi si ha una disposizione automatica, arrange verticalmente. Dunque, in questo modo abbiamo cancellato dallo zainetto qualcosa, vediamo questo che ci dà un ostacolo in questo momento, lo spostiamo fuori, ma non li cancella dall'applicazione in cui sono stati inseriti, per cui qui stiamo guardando lo zainetto come contenuto. Tasto destro rimuove anche questo dal backpack e anche questo componente che era stato utilizzato per inserirlo nell'applicazione corrente può essere rimosso, ma naturalmente non viene cancellato dall'applicazione corrente. Ora, lo zainetto è a disposizione anche per le altre applicazioni. E in questo momento l'abbiamo svuotato per tutti, quindi potrà essere utilizzato per conservare qualcos'altro. Ora dunque possiamo andare avanti, riportiamo dentro questo, torniamo su Designer perché abbiamo da completare l'interfaccia grafica. Qui ci siamo allontanati un pochino dall'esercitazione prevista e quindi adesso dobbiamo completare con le parti che mancano ancora. Ad esempio, che cosa vogliamo ottenere? Il programma si propone di esporre il concetto di heading. Allora, intanto, che cos'è heading? È letteralmente l'angolo, l'angolazione che si può dare alla direzione di un movimento. Questa specie di bussola rappresenta la disposizione degli angoli, per cui l'angolo 0 è quello che punta a est, a destra, quindi. Ed è 0 ed è crescente in senso orario, per cui aggiungendo 15 gradi alla volta in questa bussola si passa a 15, 30, 45 e 180 gradi che punta invece completamente ad ovest. Quello che bisogna tenere presente è ricordarsi che i margini, i bordi sono anche numerati. E noi ci riferiamo a questi bordi proprio utilizzando il numero. Il numero 1 del bordo è quello che punta verso nord e quindi in pratica è 270 gradi. Il bordo quando diventa negativo, quindi meno 1, è quello che punta a sud con 90 gradi. Poi abbiamo invece il bordo numero 3, è quello che punta a destra e quindi corrisponde agli 0 gradi. E poi quello meno 3, quindi il 3 negativo, è quello che punta ad ovest, che è indicato dalla direzione dei 180 gradi. Noi però abbiamo anche la numerazione degli angoli. L'angolo 2 è quello che punta in alto a destra, meno 2 è in basso a destra, 4 sarà in alto a sinistra e meno 4 in basso a sinistra. Per completare l'interfaccia, adesso dobbiamo aggiungere gli elementi che si devono muovere dentro, e cioè torniamo su Drawing and Animation e prendiamo una ball tirandola dentro. A questa possiamo dare intanto le dimensioni e diamo come dimensione il raggio, è quello che è indicato con 5 in questo momento per default, noi lo portiamo a 20. Il colore potrebbe essere scelto a vostro piacere. Io proverei a dargli un colore più visibile, ad esempio questo magenta, oppure un colore anche custom. Se volete, naturalmente sapete che si può cambiare in tutta la palette dei colori, sia come intensità, sia come cromatismo e anche come trasparenza. Adesso la trasparenza è zero, cioè vuol dire che l'opacità è massima. Intervallo 100 va bene e poi la velocità, dobbiamo dargli velocità 10. Adesso appena darò l'ok comincerà a muoversi e infatti però si muove in direzione orizzontale perché heading, cioè l'angolo è 0 e l'angolo 0 l'abbiamo visto poco fa è quello che va in direzione verso destra.
Ora, naturalmente, noi vogliamo introdurre degli altri comandi e controlli che permetteranno di farla rimbalzare, altrimenti arrivata al bordo destro si ferma. E prima di aggiungere gli altri blocchi di codice, completiamo l'interfaccia grafica. Abbiamo bisogno adesso di inserire una horizontal layout, quindi sappiamo che dobbiamo andare su layout horizontal arrangement e la inseriamo qui sotto. L'esercizio in realtà prevede anche un'altra horizontal arrangement che sarebbe stato il contenitore del canvas. Io però ho preferito inserirlo direttamente sullo screen perché in quella non ci sarebbero stati altri elementi. Invece adesso questa qui sotto ci serve perché dovremo inserire dei pulsanti affiancati in orizzontale. Allora, qui diamo il nome a questo con rename HA1. Oppure HA2 se avete inserito già la prima. Notate che ogni volta che si inserisce qualcosa o si fa qualche cambiamento nell'interfaccia grafica, parte ed esegue i codici che sono stati inseriti nella parte dei blocchi. Adesso dobbiamo inserire tre button e anche una etichetta. Cominciamo subito con i buttons e prendiamoli direttamente trascinandoli qui. Ora però, ecco, attenzione, perché quando abbiamo creato il primo HA1, noi abbiamo lasciato le dimensioni di altezza e larghezza automatiche, che significa che si va a dimensionare automaticamente secondo l'impegno di spazio degli oggetti o dei componenti che vi vengono inseriti. Io allora invece darei come wide, cioè larghezza, fill parent, ok, e fill parent. Non l'ho selezionato, ho dato invece questa impostazione al button. Ricordiamoci prima di dare una impostazione di selezionare il componente che deve essere personalizzato. Quindi abbiamo detto in fill parent, ok, adesso si è allargato, però avete notato che anche il pulsante si è allargato perché prima gli ho dato il fill parent alla larghezza. Torniamo indietro e diamo automatico, oppure gli daremo una dimensione specifica in pixel secondo l'impegno necessario. Portiamo dentro anche gli altri pulsanti, il 2, il 3, e adesso comincia a essere stretto lo spazio. Allora ci conviene dare ai pulsanti una larghezza minore. Quindi torniamo sul 1 e dove c'era wide. Scriviamo nella casellina pixel 80. Ok. Poi stessa cosa anche agli altri. Selezioniamo larghezza 80 e ok. Terzo pulsante larghezza 80 pixel. Vediamo ok. Adesso è avanzato un po' di spazio, però vediamo che il testo deborda. E quindi attiva una seconda riga. Allora andiamo a scrivere nel testo di ciascuno di questi pulsanti quello che deve comparire realmente, e in particolare scriveremo per il testo del button 1 semplicemente header meno. Il nome intanto al pulsante lo possiamo anche cambiare. Button H meno. Poi stessa cosa facciamo per il button 2, rename anche questo, ma il button 2 invece scriviamo direttamente button 0. Possiamo cambiare anche il testo, ma lo facciamo tra poco. Intanto completiamo la ridenominazione dei pulsanti, button 3. Diventa B più, meno l'abbiamo già fatto. Adesso andiamo a scrivere il testo sul dorso di ciascuno di questi tre pulsanti, quindi selezioniamo il primo e quindi al posto del pulsante del text for button 1 possiamo scrivere header meno con il segno di meno.
Ora, tasto centrale, lo selezioniamo e il testo diventa 0 direttamente. Infine il terzo, e qui possiamo selezionare anche come prima la casellina testo, eliminiamo quello che c'è e scriviamo header più. I tre pulsanti adesso sono scritti, sono stati personalizzati. Andiamo a riselezionare il contenitore, e cioè Horizontal Arrangement 1. A questo scegliamo come allineamento orizzontale, vedete che adesso sono tutti attestati a sinistra, invece scegliamo centro, così tutti i pulsanti e gli oggetti che sono stati inseriti si dispongono al centro in modo da occupare al meglio lo spazio che c'è a disposizione e equidistanti tra di loro. E scegliamo User Interface, prendiamo Label, la tiriamo qui dentro, si crea lo spazio. Quello che si può vedere subito è che questa label sarà allineata verso l'alto, quindi è diverso l'allineamento rispetto ai testi dei pulsanti. E allora, visto che teniamo già a disposizione l'interfaccia per la personalizzazione degli allineamenti, di HA1 andiamo allineamento verticale e scegliamo centrato. Notate come si è allineato subito alla stessa altezza del testo dei pulsanti. Ora andiamo a completare qui. Scegliamo Rename e come label qui mettiamo LH, L minuscolo, H maiuscolo. E che cosa dovrà riportare questo? Semplicemente all'inizio come testo togliamo quello che c'è, per default mettiamo 0. E anche qui possiamo lasciare allineamento automatico, dimensione automatica. Torniamo sui blocchi, andiamo a completare l'elenco del codice. Con i pulsanti BH più e BH meno, che sono i blocchi sotto, è possibile variare heading di 15 gradi chiamando la procedura scrive valori heading. Il pulsante BH0 porta a 0 heading ed immediatamente bool esegue. Abbiamo bisogno di creare la procedura scrive valori heading. Perciò clic su procedure, prendiamo il primo blocco e gli diamo come nome scrive valore heading. Ecco così, e in più adesso clicchiamo sulla rotellina perché abbiamo bisogno anche di un input, la x, che dovrà essere un valore che viene passato alla procedura. Dunque qui adesso dobbiamo in questo blocco aggiungere set label h.text, perciò andiamo a selezionare la label, set label h.text to, a che cosa? Facciamo prima la costruzione e poi lo inseriamo. Dunque, quindi qui dobbiamo aggiungere un operatore di somma. E nel primo termine della somma andiamo ad inserire proprio label h.text, valore che viene letto. Così. A questo dovrà essere aggiunto il valore che si ottiene dalla lettura della variabile x, quella che viene proprio passata dalla procedura. E quindi andiamo a prendere la x, si fa semplicemente passandoci sopra in rollover, cioè senza cliccare, si prende il get o il set. Get significa preleva il valore che è in quel momento nella x, set invece significa il contrario, cioè imposta alla x il valore che però dovrebbe essere dichiarato. Quindi questa è l'istruzione. E adesso sotto dobbiamo valutare due condizioni, quindi andiamo a prendere un controllo if e lo inseriamo qui dentro. If cosa? Dovrà essere controllato sempre il valore della x. Quanto vale questo? Quindi andiamo a inserire
qui un controllo mat, ecco, un controllo di eguaglianza che però noi andiamo a modificare in maggiore. Che cosa valuta? Se questo valore, inseriamo qui, se è maggiore di 300, cioè che è la larghezza in pixel del canvas. Perciò andiamo su Mat a prendere una casella numerica e qui dentro scriviamo 300. In questo modo è fatto il controllo se è maggiore. In tal caso che cosa deve fare? Deve riportarlo a zero, cioè in quel caso la fa rientrare dall'altro lato. Andiamo a prendere quindi Imposta, cioè set lh.text to 0. Anche qui lo creiamo prima e poi la inseriamo, altrimenti ce la butta fuori. Adesso però l'abbiamo lasciata, quindi me l'ha accettata lo stesso, ma sta segnalando con un warning che c'è, infatti, qui dietro il warning, ce lo fa vedere, che è questo illuminato da un contorno giallo. Ci manca qualcosa nella presa. In particolare dobbiamo inserire adesso il valore matematico. Prendiamo la casella numerica con il valore 0. Quindi viene azzerato in questo caso. Questo per il valore della label, quindi non è il valore reale della posizione della palla, ma quello che lui scrive dove? Lo scrive qui, dove adesso avevamo messo 0, però lo farà e lo aggiornerà continuamente a seconda del momento in cui viene interrogata quella variabile. Torniamo ai blocchi adesso, perché dobbiamo ripetere la stessa cosa per un'altra condizione, lo selezioniamo, lo duplichiamo, lo inseriamo qui sotto, andiamo a valutare invece non se è maggiore di 300, ma se è minore di 0. Allora, in tal caso, se è minore di 0, lo riportiamo a 300. Attenzione però che qui stiamo parlando dell'angolo e quindi l'angolo può arrivare a 360 gradi, quindi qui dobbiamo indicare 360. Stessa cosa anche sotto. Quello che viene consultato è il valore dell'angolo che noi impostiamo premendo più volte su either più o su either meno. Ora ci rimane da aggiungere l'impostazione del ball 1 heading e quindi possiamo mettere set ball 1 heading. Lo impostiamo prima to labelh.text, che è questo. Adesso lo possiamo inserire qui sotto. Adesso abbiamo fatto per il valore da assegnare alla palla, adesso dobbiamo farlo anche per il label e quindi set, sì, questo si potrà utilizzare, però dobbiamo cambiare non a 360, ma a quello che è effettivamente labelh.text. C'è qualcosa ancora da aggiungere. Adesso che abbiamo creato questa funzione, questa procedura, possiamo invocarla laddove ci serve e quindi possiamo dare un funzionamento ai pulsanti, perciò li possiamo mettere qui sotto, andiamo a consultare bh- e quindi prendiamo l'evento click. Quando viene cliccato il pulsante bh- dovrà richiamare la funzione di scrive valore heading e la prendiamo dalle procedure. Adesso però c'è una x che deve essere determinata, un valore che dovrà essere 15. Noi abbiamo deciso per l'esercizio di impostare 15 il valore di incremento per ogni volta che si clicca sul pulsante. In questo caso dovrà essere meno 15 perché stiamo parlando del bh meno.
E adesso facciamo la stessa cosa, quindi lo possiamo anche duplicare. Cambiamo però non il BH meno, ma il button più, e qui ho saltato un H, va bene, funzionerà lo stesso. E scrive valore heading non con il meno, perché questo è più, dobbiamo mettere valore positivo. Infine, when BH0, quindi il pulsante 0, che cosa dovrà essere eseguito? Impostare a 0, ecco, set vol 1 heading to 0, lo potremmo anche parzialmente copiare da qui, ma togliendo questo mettiamo proprio il valore 0 e subito dopo possiamo impostare set lh.text to 0, perciò questo lo possiamo prendere da qui e ce lo portiamo qui sotto, che non ci serve. Dunque, adesso, quando viene raggiunto un bordo, che cosa deve succedere? Dovrà rimbalzare e allora dovremo invertire la direzione del percorso. Quindi andiamo a scegliere when double 1, when double 1 edge reached, e lo mettiamo qui. Dobbiamo quindi richiamare la procedura double 1 bounce, che è questo. Quindi quando raggiunge un bordo dovrà, bounce vuol dire rimbalza, con la direzione che dovrà ricavare non nord, ma sud-est. Ecco, intanto ha già preso funzionamento dall'istruzione di rimbalzo. Il rimbalzo naturalmente inverte la direzione in modo speculare e quindi i bordi servono come sponda. Adesso possiamo cominciare anche a modificare angolo, così rimbalza in verticale, così invece gli stiamo dando un'angolazione, l'angolazione aumenta ogni volta che premiamo sul pulsante header più, lo possiamo portare header meno e va al contrario, oppure 0 e andrà in orizzontale perché abbiamo detto 0 uguale 0 gradi sulla bussola in direzione est. A questo potremmo aggiungere, se volete, un pulsante di start and stop. Questa parte la lascio a voi e inviatemi la vostra soluzione. Va bene? L'aspetto. Intanto arrivederci alla prossima esercitazione.